Dal Real Bastianello, cerca l'azione personale, limite all'area di rigore, la battuta deviata, ribattuta e poi la conclusione da parte di Zanini, la risposta di Datilo. Nuovo cross da sinistra, Mariani, salendo un po' il pallone su di lui, Moiraghi, ancora un cross, ancora Mariani. Area di rigore e c'è l'intervento del direttore di gara. Calcio di rigore per il Real, 25esimo. Parte Faggetti con il mancino, la parata di Perelli che mantiene sullo 0-0 il risultato del big match. Occhio all'azione personale, poi con la botta da parte di Corani, da applausi sicuramente l'azione, come dicevamo, personale da parte di Broglia e poi la conclusione di Corani fuori. Ecco Zanini con il sinistro, che gol di Zanini! L'incrocio e l'Accademia Settimo è in vantaggio per 1-0 al minuto 38 del primo tempo. Ed arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara, tutti negli spogliatoi per il riposo, 1-0 per l'Accademia Settimo in gol, 38esimo con Zanini, prima del rete al 25esimo rigore respinto da Perelli a Faggetti. Attenzione al lancio centrale, Maggioni in vantaggio, Scollo gli soffia il pallone, Bastianello, poi pallone che schizza verso Scollo che in scivolata realizza il 2-0. Entrati ora nel quarto minuto, raddoppio dell'Accademia. Elusa la marcatura, poi sfera ancora, recapitata al centro dell'area di rigore per il colpo di testa, il palo da parte di Bastianello che poteva chiudere davvero l'incontro. Mattia Parini, ancora un pallone sradicato dai piedi di un avversario da parte di Broglia. Bastianello, area di rigore con il dribbling su Maggioni, poi il sinistro deviato in angolo da Dattilo. Bastianello, è suo il corner, è di Broglia il colpo di testa che fa gridare al gol, palla sul fondo invece. Donghi ha la possibilità di concludere con il sinistro in caduta centrale per la parata di Perelli. Ecco la battuta di Donghi, arcuata la traiettoria, il colpo di testa alla fine da parte di Zucchetti, la parata di Perelli. Attenzione alla battuta di Capitan Mattia Parini che dà l'illusione ottica del gol, il pallone in realtà tocca la rete esterna e poi dunque la ripresa del gioco sarà di Perelli, 28esimo. Attenzione al calcio di punizione battuto direttamente in porta da parte di Donghi, sembrava sorpreso Perelli, in realtà poi ha controllato la traiettoria fuori. Zucchetti, su di lui Meola, traversone, Donghi, la copertura, ancora Donghi, occhio a Mariani che si gira, il flipper, Mariani in gol, la rete di Mariani che riapre la sfida. Ecco la battuta corta con la difesa dell'Accademia che se la vede brutta, ma arriva la deviazione sulla battuta sotto misura da parte
di Mariani. E dunque triplice fischio di Maggio, 2-1 in finale per l'Accademia Settimo, che allunga sul Real più 6 le reti di Zanini, scollo e Mariani, rigore fallito da Fagetti nel primo tempo. In finale Accademia Settimo 2, Real Vanzaghese Mantegazza 1. Noi siamo riusciti a trovare l'Eurogol del Bomber, il nostro vecchio Bomber, e poi subito nel secondo tempo il 2-0, palo di Bastianello, e da lì in poi la partita è cambiata, perché ci siamo un attimino arretrati, abbiamo lasciato campo e loro l'hanno guadagnato, hanno meritato insomma il 2-1 e abbiamo rischiato il 2-2. Una bella parata del portiere, tante mischie, diciamo che non hanno tirato in porta mille volte, però hanno fatto una buona mole di gioco, hanno dimostrato di essere come noi. Come voi, ma questi 6 punti sono proprio dovuti ai 2 scontri diretti. Sì, però ne avevamo 7 in meno, quindi siamo stati bravi, siamo maturati con le squadre un attimino un po' più piccole a fare risultato, cosa che durante l'andata lasciavamo qualche punto, qualche pareggio, solo che ragazzi mancano 11 partite, quindi è stralunga. Sempre Settimo, insomma, il giro che ti rigira si parla sempre di Settimo per te, magari portandola un po' più su questa Accademia. Ma Settimo, chiaramente, io sono nato come allenatore di prima squadra in una certa categoria, perché avevo già allenato in seconda categoria in altre società, qua dove ho allenato la promozione e dove abbiamo avuto la fortuna di vincere un campionato di promozione, andare in eccellenza è stato chiaramente picco più alto da allenatore, e è un bel ricordo. Settimo, io ci abito, non sono di Settimo, sono di San Siro, ma sono ormai importato a Settimo e quindi speriamo di divertirci. È una bella partita contro una bella squadra, era un match sentito perché comunque prima contro seconda, 3 punti di distacco, e si è riusciti a fare una bella vittoria con soffrendo nel finale. Però ha girato bene, è stata una bella partita, dai. Ti è mancato il guizzo con quel palo che ti ha lasciato oggi, un po' d'amaro in bocca? Sì, oggi non benissimo, peccato per il palo, però va bene così, l'importante era vincere, la squadra sta andando bene, sta venendo fuori un bell'anno, adesso mancano queste ultime 11 partite, mi sembra, e vediamo. Questa squadra sembra davvero un ottimo mix tra giovani ed esperienza. Sì, sono arrivati ottimi giovani, è rimasta un po' la base degli ultimi anni dell'Accademia, con quei 4-5 vecchietti. Il migliore è il Zanini, 40 anni, esperienza, e è lui che tira il gruppo, bravissimo lui, mi trovo benissimo con lui. Dillo che vorresti arrivare alla sua età così. Magari, non lo so, manca 9 anni, non credo di farcela, sono troppi. E magari fare anche dei gol così. Lui ha sti colpi, anche all'andata ricordo che contro di loro è entrato, pareggiavamo 1-1 e ha cambiato la partita e ce l'ha fatta vincere.